Appassionati di sport, benvenuto a questa nuova puntata del Club dello Sport. Oggi parleremo soprattutto, anzi direi quasi esclusivamente di calcio, perché sono settimane importanti, importantissime direi per le squadre calabresi e chi lotta per i playoff, soprattutto in Lega Pro, e chi lotta per la salvezza sia in Lega Pro e soprattutto in Serie A. E a proposito di Serie A, la Serie A è arrivata, diciamo, nella sua fase conclusiva, le ultime 5 giornate. E c'è da registrare, diciamo, l'impresa del Crotone che ha fermato all'uscita la Juventus 1-1 con una rete spettacolare, davvero di simi alla Cristiano Ronaldo, è stato detto da tanti, proprio anche per come dire, la vicinanza anche temporale fra il gol segnato da Cristiano Ronaldo proprio contro la Juventus e quello di Simi all'uscita contro il Crotone, contro la Juventus. Un punto è fondamentale, ma adesso non bisognerà fermarsi perché il punto ottenuto sarebbe inutile se nelle prossime 3 giornate non dovessero arrivare risultati importanti, a partire soprattutto dalla trasferta di Udine. Un risultato storico, ma potrebbe anche non essere sufficiente, è quello ottenuto dal Crotone che all'uscita ha ottenuto il primo punto della sua storia contro la Juventus dopo 5 gare terminate tutte con una sconfitta. È servita una prodezza di Simi che ha emulato la gesta di Cristiano Ronaldo. Evidentemente i gol in rovesciata sono indigesti alla difesa bianconera. È stato proprio il nigeriano, giocatore spesso discusso, a firmare la rete storica per il Crotone, che permette alla formazione di Zenga di mantenere immutate le distanze con le squadre che in classifica precedono i calabresi. Con il Benevento praticamente in Serie B, il Crotone dovrà lottare con il Verona, la Spal e il Chievo. Difficile coinvolgere nella bagarre anche il Sassuolo, ma la vera sfida il Crotone la giocherà contro se stesso. Le prossime 3 partite saranno a dir poco decisive, prima in trasferta contro l'Udinese, poi in casa contro il Sassuolo, poi a Verona contro il Chievo. Da qui passa la salvezza della formazione rosso-blu, soprattutto se si considera lo spessore degli avversari nelle ultime 2 giornate. Nella penultima, all'uscita, arriverà la Lazio. Poi si andrà al San Paolo contro il Napoli. In palio potrebbero esserci punti Champions e Scudetto, ma nel dubbio chiudere il conto nelle prossime 3 partite sarebbe decisamente consigliabile. Ci spostiamo in Lega Pro e c'è, come abbiamo detto prima, chi lotta per i playoff e c'è chi invece lotta per la salvezza. 2 squadre lottano per i playoff, 2 per la salvezza e le 2 che lottano per i playoff, il Cosenza e il Rende, si troveranno di fronte proprio domenica pomeriggio allo stadio San Vito Marulla. Sicuramente grande attesa per quella che è una stracittadina, la possiamo chiamare così, non un semplice derby, non è il derby di Calabria come viene chiamato Cosenza Catanzaro, ma è un derby diverso. Lo ha analizzato così anche Massimo Loviso. Diciamo parlando con gli amici, con tutti, sentendo il cosiddetto derby è uno solo, però anche questa sicuramente è una partita sentita, è una partita che viene in un momento in cui noi veniamo da 3 punti importanti presi la settimana scorsa e vogliamo continuare, dare grandi soddisfazioni a questo gruppo, a questa società e a questa città che se lo merita. Quindi, io penso che, come ho sempre detto, che tutti assieme si possono raggiungere degli obiettivi importanti. Mi sento bene, quindi voglio contribuire a questo. E essendo, diciamo, essendo vicine proprio, sono 2 città attaccate, e quindi questo derby è veramente, da quello che ho capito sempre, diciamo, parlando in giro, con il Rende venivano fatte le partite del giovedì e quindi questa è una cosa un po' strana, però si vede che se lo sono meritati di essere qua tra i professionisti e tutto, e quindi sarà una bella partita. Quello che ho potuto vedere con il Catanzaro è veramente uno scenario molto bello, molto bello, molto sentito. Da tanti anni si cerca di vincerlo in casa e non ce l'abbiamo fatta, però dobbiamo andare avanti e pensare a domenica che è quella con il Rende, di dare una soddisfazione a noi e, come ho detto, a tutta la città, perché anche questo è cosiddetto un piccolo derby, ma più che altro anche perché servono punti per cercare di puntare al quarto posto, che è la cosa che a noi preme di più. E ha fatto veramente cose egregie fino a poco tempo fa. Adesso, attraverso un periodo di stallo, diciamo, però sono sempre lì che vogliono,
entrare in una posizione, da quello che ho capito da dichiarazione e aver letto, in una posizione appunto di playoff. È un campionato tosto, è un campionato tosto quello di C, questo girone. Nulla, nulla è mai per scontato, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e guardare e pensare di poter raggiungere un bel traguardo che ci può dare veramente tanto nei playoff. Dicevamo, c'è chi come Cosenza e Rende ambisce ai playoff, c'è invece chi sempre in Lega Pro deve lottare per la salvezza. È un buon punto il Catanzaro, più 4 dalla zona play-out, ma un Catanzaro che in queste ultime 3 giornate deve trovare, come dire, l'allungo giusto, e il match sul campo del Fondi sarà in tal senso fondamentale. Poi il Fondi è una squadra esperta e a me è capitato in passato di trovarmi in una situazione del genere di classifica e non è mai facile. E noi però dobbiamo guardare la nostra classifica, non dobbiamo farci, diciamo, ragionare sui punti che dobbiamo fare, però sicuramente dobbiamo cercare di chiudere la stagione nel miglior modo che possiamo in questo momento, anche perché abbiamo avuto difficoltà in passato con questa stagione, quindi secondo me non meritiamo questa posizione. Dopodiché dobbiamo dimostrarlo sul campo. Poi è normale che loro in questo momento hanno delle difficoltà, però sinceramente a me non, nella vita, soprattutto nel calcio, non mi ha mai regalato niente nessuno. Quindi noi andremo là per, come ha detto il mister dopo la partita, a cercare di fare il risultato. Ma io sono d'accordo perché poi noi siamo uno spogliatoio, diciamo, di gente grande, esperta, calcisticamente parlando, quindi sicuramente ci voleva caricare, ma allo stesso tempo diciamo che vuole chiudere al miglior modo, come ho detto prima, questa stagione, perché sicuramente abbiamo passato momenti difficilissimi e andare comunque sia a casa o comunque a riuscire a fare, diciamo, qualcosa in questo momento magari nessuno si aspetta, o dimostrargli che magari in alcune circostanze sono sbagliati, sarebbe, diciamo, la vittoria, penso, per tutti, meritata, anche perché poi durante l'anno ce l'abbiamo sempre messa tutta in allenamento, nelle partite, come è giusto che sia, perché siamo professionisti, però sarebbe veramente il modo migliore per chiudere. Bene, tutto per questa edizione. Grazie come sempre per la cortese attenzione. L'appuntamento con il Club dello Sport ritorna venerdì prossimo.